Benvenuti a consueto appuntamento settimanale con Processi di Puglia. Andiamo a Castri, andiamo a seguire un processo che ha veramente sconvolto l'opinione pubblica, non soltanto regionale ma nazionale. Un caso di omicidio. Un ex falegname, Donato Montinaro, trovato morto nella sua abitazione, seviziato prima di essere barbaramente ucciso, secondo l'accusa. Ha processo 4 persone imputate per omicidio, un processo ancora in corso. Quindi noi porteremo nelle vostre case quella che è la realtà processuale con molta attenzione, dando lo stesso equilibrio, lo stesso spazio a quella che è l'accusa e la difesa. E vi seguiremo ovviamente fino a sentenza del processo, perché è bello ed è importante soprattutto darvi una visione completa di quello che accade nelle aule di tribunale. Ma qual è la storia di Donato Montinaro? Ce la riassume il collega Francesco Schevano. Vediamo la sua scheda. È la sera del 10 giugno 2022 quando a Castri di Lecce, un paese di appena 2700 abitanti in provincia, venne ucciso Donato Montinaro falegname, 76enne, in pensione. Il corpo dell'anziano venne ritrovato all'interno della sua abitazione in via Roma nella mattinata del giorno successivo dalla badante. Insolita è stata la scena nella quale quest'ultima ed i militari dell'arma dei carabinieri, giunti sul posto allertati dalla donna, si sono imbattuti. Il corpo senza vita di Montinaro si presentava con polsi e caviglie legati con delle fascette, imbavagliato ed incappucciato. Dai primi rilievi il 76enne sembrava essere morto per strangolamento. Il materiale utilizzato era di ogni tipo: fascette di plastica, una cintura di cuoio, un cavo elettrico, nastro adesivo, persino una traversa assorbente monouso, una coperta copriletto e un lenzuolo. All'alba del 14 ottobre 2022 la giudice Laura Liguori aveva emesso un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di chi, secondo la procura di Lecce, dopo mesi di indagini, anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, sarebbero i presunti responsabili dell'omicidio. Tre le persone indagate: si tratta di Angela Martella, 58enne di Gagliano del Capo ma residente a Salve, Patrizia Piccini, di 48 anni, originaria di Modugno ma residente ad Alessano, Antonio Esposito, 39enne, originario di Tricase ma residente a Corsano. Per quanto riguarda Emanuele Forte, invece, 39enne, originario di Tricase ma residente a Corsano, inizialmente per lui era stata disposta solo una denuncia a piede libero, ma il 20 ottobre venne arrestato con l'accusa di concorso in omicidio in seguito ad ulteriori approfondimenti delle indagini e gli interrogatori di garanzia, durante i quali la sua figura assunse un ruolo più rilevante all'interno della vicenda. Stando alle carte dell'inchiesta, il 10 giugno del 2022, intorno alle 20.48, i quattro raggiunsero l'abitazione di via Roma con la Hyundai Tucson di Martella, che 10 minuti prima aveva contattato telefonicamente la vittima. L'intenzione sarebbe stata quella di rapinare l'uomo, avendo lo stesso più volte anche pubblicamente dichiarato di disporre di denaro in contanti e di custodirlo in casa. Tra le somme prese di mira dai presunti autori dell'omicidio e 68.000 euro della polizza assicurativa che Donato Montinaro sembrerebbe aver riscosso tempo prima. Per costringere il malcapitato a rivelare dove nascondesse i soldi, il gruppo lo avrebbe aggredito brutalmente per poi fuggire con il denaro ed una motosega. Il 76enne, come emerse dall'autopsia, morì per asfissia. Fondamentali a chiudere il cerchio furono le immagini immortalate ed acquisite dagli impianti di videosorveglianza delle zone vicine nel corso delle indagini, dalle quali emerse inoltre che le due donne, la Martella e la Piccini, erano solite cercare anziani benestanti ai quali richiedere denaro in cambio di intrattenimenti telefonici ed altro. Questo, il movente economico, l'ultima pista presa in considerazione dagli investigatori, è quella, tra le tante, ritenuta la più plausibile. Grazie mille a Francesco Schiavano per la chiara ed esaustiva scheda informativa. Andiamo subito in aula a continuare a seguire questo processo che, ricordiamo, non è alla prima battuta, lo abbiamo seguito dalla fase iniziale, adesso siamo nel corso del processo, quindi sentiamo tutte le varie fasi. Andiamo in aula. Chiamiamo il processo a carico di Martella Angela, più altri. Il pubblico ministero, con chi vogliamo proseguire? Comincerei col dottore. Può accomodarsi. Buongiorno dottore. Lei è intervenuto nell'immediatezza del fatto. Sì. Può riferire in merito al suo intervento e in cosa si sono, diciamo, concretizzati i suoi accertamenti?
collegamenti tecnici sul cellulare della vittima? Sì, io sono intervenuto la mattina insieme all'Arma dei Carabinieri, insieme al pubblico ministero sul posto. E ho partecipato alla perquisizione e nel caso specifico, dopo aver valutato i dispositivi presenti sulla scena, abbiamo acquisito una SIM card in prima battuta in modalità live lì sul posto e poi è stata fatta un'acquisizione della SIM con tutti i numeri di telefono. Perché si è scelto la SIM? In quanto il telefono utilizzato dalla vittima era un telefono di vecchia generazione e i dati venivano memorizzati sulla SIM e non sul dispositivo. Quindi abbiamo acquisito le ultime chiamate. Andando con ordine, questo apparato telefonico palmare, cellulare, da chi le fu consegnato? No, il cellulare era vicino al letto, vicino al cadavere, quel cellulare che presi io. E da lì ho estratto la SIM. Giusto per fare chiarezza, pubblico ministero, perché è emerso nel corso delle precedenti udienze che forse una signora aveva rinvenuto un apparecchio telefonico nelle vicinanze dell'abitazione. Mentre quello di cui parla lei fu trovato vicino al cadavere? Quando arrivai io stava questo telefono vicino al cadavere, aveva ancora il cavo caricabatteria collegato, quel che ricordi, che era mezzo rovinato, e abbiamo estratto la SIM da quel telefono. Dopo una prima ispezione fatta lì sul posto, quindi abbiamo estratto la SIM. Era un telefono, quindi allora direttamente ascrivibile alla vittima. Sì, anche perché poi abbiamo fatto un controllo sul numero della numerazione utilizzata dalla vittima. Possiamo andare avanti. Quindi ha estratto i dati dalla SIM? Sì, ho estratto i dati dalla SIM, ho fatto una mia annotazione e ho depositato poi successivamente con tutti i dati rinvenuti in questa SIM, comprese le telefonate che aveva effettuato, le ultime telefonate. Microfono. È la relazione che lei ha depositato il 12 agosto 2022? Confermo. Non so, Presidente, se è già in atti o se... Qui siamo al termine della deposizione. Va bene. Poi il mio lavoro si è chiuso così, non ho fatto altre indagini sulla vicenda. Ma lei ha contezza della presenza di più telefoni in uso alla vittima? In realtà nella rimessa, nell'officina che stava accanto all'abitazione, furono trovate diverse scatole riferibili a telefoni simili a quello rinvenuto, quindi, con email diversi, quindi è possibile che la vittima abbia utilizzato più telefoni nel corso del tempo dello stesso modello. Furono trovati nell'officina accanto queste scatole, erano di telefoni uguali ma con email diversi. Quindi il suo accertamento tecnico si è limitato ad individuare, partendo dalla SIM, il numero telefonico in uso alla vittima e i contatti salvati su quella SIM. Sì, e le ultime telefonate che erano memorizzate su quella SIM, oltre che i contatti salvati in rubrica. Quanti contatti erano presenti sulla SIM? Allora, vediamo subito. Allora, 7 contatti, 27 messaggi. E il registro chiamate aveva tre occorrenze. Come è stato ricavato il numero effettivo della vittima? Sì, allora il numero effettivo della vittima è stato necessario inserire quella SIM su un nostro dispositivo e fare una chiamata verso una nostra numerazione, perché dall'estrazione forense veniva fuori un numero diverso che è solitamente il numero impresso sulla SIM. Questo avviene quando, se io faccio una portabilità di un numero, mi viene consegnata una SIM con un numero provvisorio. Quel numero provvisorio è impresso nella SIM. Di conseguenza, una volta avvenuta la portabilità, quel numero viene cancellato e a quella SIM viene attribuito il mio numero. Va bene, per adesso nessun'altra domanda. Parte civile, domanda? Una sola domanda, Presidente. Dottor, lei ha detto di essere intervenuto nell'immediatezza del rinvenimento del cadavere. Quindi l'11 giugno del 2022, ricorda intorno a che ora è sopraggiunto sul posto? Saranno state le 10 e mezzo del mattino, metà mattinata. Sono stato chiamato dalla dottoressa Moschettini e sono intervenuto sul posto, anche perché abito a pochi chilometri da lì, a 4 chilometri. Non ci sono altre domande. La scheda che lei, su cui lei ha effettuato delle verifiche, era all'interno di un telefono cellulare? Sì, di un telefono cellulare Brondi, che però fu ispezionato
in quella sede e fu lasciato poi ai carabinieri perché quel telefonino non memorizzava informazioni e stavano sulla SIM e quindi fu estratta la SIM e portata in laboratorio quella. Si ricorda che modello era? Mi fa una domanda difficile perché siccome poi non l'ho gestito io non mi ricordo, erano Brondi di prima generazione, quindi privi di connessione a internet per WhatsApp o cose simili. Però poteva modello... essere un modello Magnum 4 per intenderci? O Magnum 4 o Magnum Maxi, non ricordo di preciso, erano quelli a conchiglia, sì. Però tenga presente, di quei telefoni abbiamo trovato più scatole con i mail diversi, quindi è possibile. No, ma io mi riferivo, che... diciamo, mi riferivo a quello all'interno del quale è stata poi rinvenuta la SIM. Brondi sì, però così non lo ricordo perché non avendolo portato con il laboratorio non l'ho fotorepertato per quanto mi riguarda. E quello è il telefono, per intenderci, che lei ha rinvenuto stava nella stanza. Stava nella stanza dove c'era il cadavere. Mi scusi, quella mattina, quella stessa mattina, in un altro luogo è stato rinvenuto un telefono cellulare che pure è stato oggetto di accertamento. Lei su quest'altro telefono cellulare ha effettuato qualche attività? No, io solo su quello lì. Sono intervenuto sul posto, ho partecipato a quella perquisizione, ma il mio operato è finito lì. Tutti gli altri, se ci sono altri telefoni o le videocamere, cose non sono state gestite né da me né dal mio personale. E lei personalmente ha redatto, a parte la consulenza, ha redatto un verbale di consegna a lei, ha sottoscritto qualche documento che riguardava questo telefono o l'altro telefono per intenderci? No, io il telefono non l'ho proprio trattato, a parte quell'ispezione fatta nell'immediatezza. Le è stata consegnata solo la SIM? Solo la SIM. Va bene, non ho altre domande. In aula parla il consulente tecnico, un consulente tecnico che ci parla della perizia eseguita su uno dei telefoni trovati proprio vicino al corpo del povero Donato Montinaro. Cosa ha trovato all'interno di questo telefono di importante? Andiamo in aula e scopriamolo insieme. Prego, Pubblico Ministero. Lei si è occupato dell'analisi dei cellulari sequestrati agli indagati in fase di esecuzione della misura cautelare. Sì. Era un accertamento ripetibile o irripetibile? Era un accertamento irripetibile. Irripetibile, sì. Nelle forme del 360 del codice di procedura penale. Vuole riferire in merito all'esito della sua consulenza e degli accertamenti che ha effettuato? Sì. Allora, i telefoni cellulari che ho esaminato sono i telefoni cellulari sequestrati agli indagati Esposito Antonio, era un Samsung Galaxy, a Piccini Patrizia un Samsung Galaxy A13 e a Martellangela un Samsung Galaxy A30S. Nella consulenza tecnica sono presenti in allegato le copie delle estrapolazioni forensi eseguite e i report forensi che possono essere utilizzati dalle parti interessate per approfondimenti di indagini. Per quanto riguarda le risultanze dell'analisi eseguita sul telefono sequestrato ad Esposito Antonio, ho osservato che nel periodo a cavallo dell'11 giugno, che sarebbe poi il giorno in cui diciamo, è avvenuto il ritrovamento del cadavere della persona, non ci sono delle informazioni. Cioè c'è un periodo che diciamo, è a cavallo di questa data nella quale non risultano presenti informazioni e questa situazione l'ho riscontrata anche nell'analisi del telefono sequestrato a Piccini Patrizia. Per quanto riguarda Martellangela invece esistono delle informazioni ma tra i tre soggetti non ci sono contatti, conversazioni o contatti di altro tipo in questo periodo. Ho evidenziato i contatti tra i tre soggetti e nel periodo interessato, diciamo, come ho appena detto, non ci sono contatti, mentre esistono diciamo, delle conversazioni, delle sms e delle chiamate WhatsApp successive, per esempio tra Esposito e Piccini, partono dal 22 giugno e arrivano fino al momento del sequestro dell'apparecchio. E delle conversazioni WhatsApp partono dal 24 di settembre e finiscono al momento del sequestro, degli SMS nel mese di agosto.
comunque sono comunque contatti avvenuti successivamente ai fatti, per cui è al procedimento. Sì, dottore, questo che lei ci ha appena riferito è per il telefono di Esposito e della Piccinni. Per quanto riguarda invece l'apparecchio sequestrato alla Martella? Esistono, c'è l'utilizzo in quel periodo, però diciamo non vi sono contatti tra i soggetti